Venerdì 17 febbraio, in occasione del 10° anniversario, il ristorante Arena ha aperto le porte del locale completamente rinnovato. Amici e clienti hanno così potuto degustare alcune specialità accompagnate da aperitivi e vini locali. Siamo al ristorante Arena, completamente ristrutturato e a pochi minuti dall'inaugurazione. Sì, questa sera ho voluto fare l'inaugurazione un po' perché la festa di 10 anni dell'attività, visto che sono 10 anni che sono qua, e dopo con la scusa ho rinnovato anche il locale, allora volevo fare un rinfresco, invitare tutti i conoscenti, clienti, amici e quant'altro per fare un evento, passare delle ore in compagnia, ecco. Ci sono delle novità? Beh, innanzitutto sì, l'angoletto dove valorizzo i prodotti miei, nel senso di produzione propria, dei formaggi, salumi e quant'altro, ho fatto il banchetto con l'esposizione anche di bottiglieria di vini e più qualche piatto nuovo, qualcosa sempre innovativo da andare avanti, oltre che all'arredamento e quant'altro del ristorante proprio vero e proprio, sia della parte del bar che della parte della sala anche. Quali sono le vostre aspettative dopo questo cambiamento? Un po' anche dare ai clienti qualcosa di nuovo, qualche cambiamento visto quel passare anche degli anni, un po' dare per far vedere che facciamo sempre qualcosa in più, qualche attrattiva in più insomma, ecco, per accontentare sempre più il cliente, quello che mi piace fare a me, oltre che presentare anche i piatti e la cucina vera e propria, anche proprio presentare anche l'ambiente come gradivo per presentarlo io insomma, ecco. Ristorante Arena, con l'arrivo della bella stagione, si propone anche all'esterno. Ci dice di cosa si tratta? Sì, durante il periodo estivo oppure primaverile, durante la fiera campionaria faccio lo stand esterno proprio per portare il ristorante proprio a contatto con la gente, perché magari per numero di posti e capienza qua dentro non ci sta tantissimo, allora magari do un servizio di ristorante anche all'esterno, sia durante la fiera campionaria sia durante altre manifestazioni importanti, magari durante l'anno, come i venerdì di luglio, come ad esempio il Leonicus, come altri eventi e come ruote, birre e motori, o la fiera campionaria sempre di San Bonifacio ad esempio anche.